Il Presidente della Repubblica visita gli impianti sportivi in costruzione per le Olimpiadi del 60. Ormai i primi atleti cominciano ad affluire e Roma li attende fiduciosa. Si è preparata degnamente. Una città antica e carica di storia, ma sempre giovane, e ancora una volta al centro dell'attenzione mondiale per una grande festa di fratellanza e di pace. Da Expo a Expo, il Museo della Rapacis ripercorre la storia dell'EUR con la mostra Esposizione Universale Roma. Un quartiere in trasformazione, dai primi cantieri della mancata esposizione del 1942, simbolo della monumentalità fascista, al villaggio olimpico di Roma 60, in pieno boom economico. Questa mostra, che ha anche un allestimento molto scenografico, dunque anche molto gradevole nel percorrerla, ci ricorda molti degli artisti dell'epoca, che quindi anche questo è un elemento importante, e soprattutto forse consente a tanti romani, ma speriamo anche ai 6 milioni di turisti che aspettiamo, conoscere più approfonditamente quella che è stata l'esposizione che non c'è stata, quindi Expo 42, grande progetto, la prima volta che si voleva fare un quartiere nuovo per l'Expo e che poi gli eventi bellici di quegli anni hanno impedito la realizzazione. Immagini, disegni, fotografie e filmati dell'Istituto Luce, oltre 100 opere esposte, tra cui quelle di Hans Christian Schink, ex borsista dell'Accademia di Villa Massimo. Con questa mostra la capitale si prepara all'Expo di Milano, un evento nazionale che porterà in Italia milioni di turisti. Tutti i pacchetti che sono stati venduti all'estero prevedono 2 giorni a Milano e 3 giorni a Roma. Quindi io mi aspetto che si possa cogliere questa occasione straordinaria per affermare una realtà che a Roma c'è, perché il futurismo e l'architettura di quel periodo sono anche quelli una grande esperienza da mostrare e di cui essere orgogliosi.